Uno dei miei obiettivi per la gamification è raggiungere i 100 push-up di fila e al momento ne ho 80. Ho già fatto una sfida in cui provavo a fare 1000 push-up nel minor tempo possibile e ci ho messo circa 1 ora e 20 seguendo una strategia che ho trovato online. Ma prima di tutto, ha senso fare questi 100 push-up di fila? È un traguardo importante? A mio parere sì. Secondo te, uomo, che ce l'hai già? Allora, diciamo che 100 push-up di fila sono veramente tanti, cioè veramente poche persone li sanno fare. Poi dipende anche come si fanno, ovviamente, perché ci sono delle regole, che però vedremo tra un po'. Infatti, volevo iniziare a parlare dei benefici dei push-up. Effettivamente, come allenamento o come esercizio, hanno dei benefici? Ha senso farli? Diciamo che se diventate forti nei push-up e fate push-up tutti i giorni, il vostro petto crescerà un sacco, soprattutto se siete predisposti. Infatti, mi ricordo che abbiamo fatto più di un anno corsi di allenamento quasi a corpo libero con tanti push-up. Il mio petto, direi, non è messo male. Erano esercizi anche molto semplici, cioè non erano i classici spacchi di push-up. Sì, diciamo che il trucco del push-up, che è un movimento molto semplice ed è tra virgolette molto facile da fare bene, si fa poco volume e spazzatura, se vogliamo. Io ricordo che appena ho iniziato a fare calisthenics una vita fa, mi piaceva provare a sbloccare le skill anche dei push-up, tipo gli archer, eccetera. Non è rilevante in questo video. E quello che può essere interessante è capire subito a che livello siamo. Quindi ti metti per terra, fai dei push-up fino a che non muori e ti scrivi qual è il tuo massimo. Ci potrebbe stare, prima di iniziare, un po' di stretching, riscaldamento, anche se magari non sei un super fan, dipende. Cos'è che possiamo immaginare come riscaldamento? Io facevo sempre quello magari dei polsi, anche se forse non è così l'ideale, è più un qualcosa dove sei schiacciato a terra, magari metto delle clip. Allora, diciamo che nel corpo libero, nel calisthenics, non è che ci si riscaldi poi chissà quanto, soprattutto se bisogna fare le basi, cioè il piegamento realmente è un esercizio molto semplice, non è che necessita di riscaldamento. Di solito i calistenici si riscaldano con i muscle up direttamente, praticamente. Quando invece bisogna fare skill più avanzate come la planche, magari là è tutto un altro discorso, dipende dall'esercizio, diciamo. Cioè, un po' di circonduzioni dei polsi, un po' meno. Prima di passare alla tecnica spiegata magari anche teoricamente, quali sono gli errori più comuni che si fanno con i push-up? E tu sicuramente li sai tutti, avendo visto mille cose. Allora, diciamo che un neofita non distende quando arriva su, e potrebbe non arrivare completamente giù, perché magari fa solo movimento di scapola così. Diciamo che questi sono gli errori principali. Poi anche magari la presa, molti si mettono magari molto alti per stare un po' più confident all'inizio, così. Però si parla proprio di diciamo quelle persone proprio all'inizio. Ok, questo è un piegamento completo. Fai vedere uno col culo alto. È un movimento spezzato. Vai, risali. Ora fai vedere quello invece col bacino giù. Ecco, vedete? Praticamente si sta, non so se si può dire, però sta facendo cose brutte col pavimento. Le mani troppo avanti e stanno praticamente tutto di spalle. Ma in questo caso lui lo fa comunque tra virgolette bene. Ma di solito le persone che usano questa presa scendono pochissimo, esatto, così. Comunque la best life hack per tanti piegamenti è iniziare con una presa stretta, diciamo la larghezza a spalle, che quando scendete mantiene un po' di tensione sul dorso. Poi una volta che vi stancate, da così allargate la presa intraruotando leggermente per andare a usare anche un po' di spalle, e continuate così. Poi ci sono tecniche più avanzate come muovere i piedi, però sono veramente molto complesse e non è facile stare a ritmo e farlo. Io stesso non lo so fare ancora molto bene, però sono tipo così. È un cheat. È un tipo leggero cheat, ma non si fa proprio così qua. Ci va molto, però è una cosa di cheat. Se voi sapete fare, se voi vi allenate solo a corpo libero, prendete in palestra a fare tricipiti, bicipiti, spalle, per qualsiasi esercizio di spinta, praticamente. Se fate anche le trazioni, anche qualsiasi esercizio di tirata, vedrete che sarete già molto forti. Io preferisco lavorare soprattutto a distanza con gli EMOM, perché ho praticamente tutti i parametri che mi servono sotto controllo. Per chi non sapesse cos'è l'EMOM, qua c'è la spiegazione. Tot numero di ripetizioni con tot tempo di recupero prefissato, è un sistema chiuso, nel senso che voi dovete chiudere le ripetizioni fatte bene in quel tempo. Posso vedere dall'ultima ripetizione, dall'ultima serie, quando siete affaticati e quindi che margine ho precisamente. Questo è un grande vantaggio, soprattutto quando si lavora a distanza. Se è fatto bene, si può tranquillamente arrivare a 100 piegamenti solo usando gli EMOM, praticamente. Quando ho iniziato non avevo forse neanche 5 push-up di fila. Probabilmente tutti quando partiamo non abbiamo
10 push-up di fila, di solito. O che siamo grossi, o che siamo secchi, o che non siamo forti sul petto, sulle braccia, o che altro. Pian piano serve pratica. La prima cosa a cui tengo molto è di sistemare la tecnica, perché ci sono molte persone che fanno anche 30, 40, 50 piegamenti, però mezzi. Ma i mezzi piegamenti sono tutto un altro esercizio, molto molto più semplice. Quindi realmente magari hanno 20 piegamenti fatti bene. Diciamo, la cosa buona nel corpo libero è che non ci vuole molto tempo. Cioè, nel senso, chi vuole migliorare i piegamenti, bastano anche veramente 10, 20, 30 minuti 3-4 volte a settimana. Cioè, possono essere più che sufficienti, poi dipende dal livello, quanto una persona è portata. Però, cioè, non serve molto tempo. Questa è una delle cose buone, diciamo. E stavo pensando, ha senso per migliorare concentrarsi su questo Hammond, per dire, più ripetizioni, oppure provare, in base nel mio livello per esempio, a usare il peso sopra, cioè tipo zavorrato? Allora, i piegamenti direi di no, non è una cosa molto comune ed è troppo scomodo, cioè non ne vale la pena realmente. Poi dipende anche dagli obiettivi che uno ha, però di solito no, non ha molto senso. Però oltre alla questione goliardica di fare 100 push-up, c'è un altro senso per cui magari arrivare a questo traguardo? Allora, secondo me, una qualsiasi persona che volesse iniziare a migliorare il proprio corpo dovrebbe iniziare prima dal corpo libero fatto bene, dopo passare in palestra, perché avere la padronanza al corpo libero, uno, vi porta in palestra a, non dico che vi fate la chest press con tutto il pacco pesi, però porta già con una alta dose di forza. È un'alta comprensione del movimento. Vedremo se arriverò ai miei 100 push-up, quanto ci metterò. Tua stima, secondo te, quanto ci metto? Io ne ho 80 adesso circa. Diciamo che Michael ora ha già un bel livello, 70-80, ha ogni tanto il vizio di non distendere bene, quindi se si vuole essere fiscali. Veramente pochissime persone hanno 100 piegamenti. Potrebbe farcela entro un mese praticamente, o magari 3-6 mesi. Dipende anche da se è il suo obiettivo principale, quindi fa tutta la scheda per bene, non si affatica con altri esercizi, eccetera, eccetera, o se è uno degli esercizi che vuole migliorare per la spinta soprattutto, e quindi magari comunque si porta magari via la fatica dalla panca, e quindi ovviamente i progressi sono un po' più lenti, diciamo. Ovviamente si parla già di un livello molto molto alto. Infatti probabilmente avrò iperfatica, se sai che io ho l'obiettivo di 100 kg di panca, 100 push-up, 20 trazioni, mi metterò a far Muay Thai e tanto altro, quindi sì, sarà più lenta forse. Però mi impegnerò al massimo per tagliare traguardi, record personali nel minor tempo possibile. Iscriviti al canale per non perderti aggiornamenti sulla mia crescita di gamification, segui Frank Coach per vederlo vincere tutte le gare del mondo, e se vuoi farti seguire dal Super Coach. Grazie per la chiacchierata.